come affrontate questo quarto processo? Con la serenità e la convinzione della perfetta e assoluta innocenza di Raffaele. Io ritengo che la Cassazione, la Suprema Corte abbia voluto chiedere a questa nuova Corte d'Appello qui a Firenze degli ulteriori approfondimenti, e la cosa non può che farci piacere poi alla fine, perché ulteriori approfondimenti non potranno fare altro che confermare quello che già noi sappiamo, cioè che Raffaele Sollecito è totalmente estraneo a quello che ha patito quella povera ragazza. Dottore, possibile un ingresso di qua? Grazie. Vieni. Ne siamo convinti perché conosciamo il processo, abbiamo sempre sostenuto la loro colpevolezza, la presenza di tutti e tre gli imputati sulla scena del crimine, e riteniamo che anche una giusta motivazione sviluppata dalla Suprema Corte dia questo indirizzo.